video perché esattamente? Sei contento che andiamo a vedere l'Inter? I social. E che ho la maglia della SPAL. Che me ne spara un po' meno, che andiamo a vedere l'Inter sì. Stiamo entrando allo stadio? E Pietro mangia? Spettacolo. Abbiamo parcheggiato tanto lontano? Che io non lo so. Un chilometro e mezzo. Beh, io dopo al ritorno... Però ho parcheggiato in un... credo in un divieto di sosta. Quindi non troveremo la macchina. Però non troveremo neanche tanti, tipo altre 2000 macchine, quindi spero che... che almeno una, là, una che la possano lasciare la rubiamo. Torniamo a casa con una macchina rubata. Stiamo guardando il camioncino con il quale sono arrivati i tifosi della SPAL. Ovviamente l'autista li è andati a prendere a casa e poi li ha portati allo stadio con quello lì. Mm? Dati i soldi perché siamo persone importanti, ci hanno pagato per venire allo stadio. Esatto, ci hanno pagato con i soldi finti però, perché è quello che ci meritiamo. Comunque siamo qua con tutti i giornalisti, i telecronisti, quello che dovrebbe essere il mio futuro. Adesso li rapisco Scarpini, quello lì è Scarpini, lo rapisco e gli dico che voglio lavorare insieme a loro. Quindi adesso se non picchiarlo. Voglio lavorare per... ecco, forse non esageriamo, eh. Qua ci sono i portieri dell'Inter che si scaldano con Aldano, Beach, Berri e tutti gli altri. E là in fondo i giocatori della SPAL accolti con un'ovazione incredibile dalla curva e da tutta la tribuna. Il nuovo Masta è veramente uno stadio all'avanguardia. Siamo abbastanza vicini, questi sono i giocatori dell'Inter, là in fondo i giocatori della SPAL. Secondo me la partita la vediamo bene con Pietro che fa il social. Cazzo, fai il social, ragazzi, è vivo, non ci potrete credere, uno scoop, è Joao Mario e sbaglia gli stop, non ce la fa. Dell'Inter a Samoa, Quaduo. Ma che brutta, via sto pallone. È
era un pezzo che non venivo allo stadio e sono contento di essere venuto a vedere il nuovo Paolo Massa, anche perché per adesso è una gran bella partita, fine primo tempo 1-0 per l'Inter, ma sicuramente la Spal non ha demeritato, non si merita neanche lo svantaggio, il rigore sbagliato da Antenucci è ancora una condanna a morte in questo primo tempo targato Spal Inter. Meritatissimo 1-1. Salvezza sicuramente la Spal potrebbe dire la sua, cioè sta un attimino sopra tutte le altre. Chievo e Frosinone fanno ridere, diciamolo, in questa prima parte di Serie A. Due o tre soggetti. Esatto, io la metto a livello del Parma, quella sorpresina di campionato. Vabbè, anche il Sassuolo in realtà, che vabbè avrà perso con il Napoli, forse, però forse in alto. Sassuolo era terzo, diciamo che gioca calcio, poi però bella spalla hanno, sì, complimentoni. I miei sono appena arrivato a casa, sono le 23:35, adesso vado a togliermi la maglietta della Spal, mi guardo il programma in cui è presente Daniele Brugna questa sera e mi metto a editare il video mentre mangio qualcosa, ma domani mattina alle 7 suona la sveglia per andare a lavorare, poi non dite che non sono troppo bravo, quindi per ringraziarvi di questo contenuto bellissimo che ho voluto condividere con voi, ovviamente sto scherzando, ma se vi è fatto piacere lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione a tutti i miei social network che trovate qui sotto in descrizione e mi muovo perché sennò non vado più a letto.